Una donna di 69 anni di Terni ha perso la vita a Tarquinia mentre stava facendo il bagno in mare. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non sono però riusciti a salvare la donna dopo l'allarme dato da alcuni bagnanti. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia un uomo vittima di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 170 di Maestrello Perugia. Intervento tempestivo dei vigili del fuoco, del distaccamento di Cavour insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso ed estratto dal veicolo il ferito. Nuovo campanello d'allarme per l'ospedale di Spoleto. Le criticità di cardiologia e pediatria non risolte negli ultimi mesi hanno portato il sindaco spoletino Sisti a scrivere alla presidente della regione Donatella Tesei. Si fa presente che a fronte della necessaria integrazione con l'ospedale di Foligno è stato elaborato un documento condiviso da tutte le forze politiche della città in cui venivano riassunte le peculiarità e i servizi dell'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. Fino ad ora quel documento, afferma Sisti, non ha trovato alcuna applicazione. Non sarebbero state mantenute, tra l'altro, alcune promesse fatte proprio dalla Tesei in riferimento ai reparti di cardiologia e pediatria. Una situazione, precisa Sisti, che è ulteriormente peggiorata dal gennaio di quest'anno. L'auspicio è che possa essere colmato questo vuoto con il concorso per cardiologi scaduto il 24 luglio, che ha visto la partecipazione di 24 professionisti. Medesime preoccupazioni sono rivolte alla situazione del pronto soccorso del nosocomio spoletino. L'innalzamento dell'importo dei buoni pasto, delle diarie aziendali e dell'indennità riconosciuta dal contratto collettivo aziendale per la vendita e il controllo a vista dei titoli di viaggio. Queste le novità determinate dal nuovo accordo tra Bus Italia con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e con le rispettive segreterie territoriali per un'intesa finalizzata al miglioramento di alcuni istituti contrattuali aziendali. Sarà riconosciuto inoltre ai lavoratori come contributo welfare strutturale l'importo originariamente destinato all'assistenza sanitaria integrativa, oggi assicurata ad accordi di primo livello. Nel prossimo biennio l'importo sarà incrementato ulteriormente. Il TAR ha accolto il ricorso di Luca Innocenzi e annullato il DASPO della Questura di Perugia, che aveva previsto il divieto di avvicinamento del cavaliere professionista per un anno al campo dei giochi, la struttura che ospita ogni anno la Quintana di Foligno. Il provvedimento era stato preso in riferimento all'episodio accaduto domenica 4 giugno, che aveva visto Innocenzi partecipare ad una rissa. Il giudice amministrativo, nella sentenza, ha stabilito che, considerato che il provvedimento prefettizio impugnato preclude al ricorrente la partecipazione come concorrente alla manifestazione sportiva equestre di interesse storico della giostra della Quintana e che rappresenta insieme all'evento similare di Ascoli Piceno una percentuale significativa della propria attività professionale, viene accolta la domanda cautelare che sospende il provvedimento impugnato in riferimento alle modalità necessarie per consentire la partecipazione alla ricorrente della manifestazione della giostra della Quintana di Foligno come cavaliere professionista. Il verde pubblico è uno dei punti cardine del programma della nuova giunta Bandecchi a Terni e allora il comune ha emesso un avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni proprio per le attività legate alla cura dei punti verdi comunali e degli spazi pubblici. Con questa iniziativa l'amministrazione, come ha ricordato l'assessore al verde pubblico Masha Aniello, intende ricercare, mediante una procedura sperimentale di evidenza pubblica, dei soggetti, ma anche associazioni, che intendano proporsi come sponsor per la realizzazione di attività legate alla cura del verde pubblico di Terni e alla valorizzazione delle rotatorie poste sulle principali vie della città. Con i soggetti che saranno selezionati a conclusione della procedura prevista dall'avviso, il Comune potrà stipulare un contratto di sponsorizzazione della durata di 3 o più anni, in virtù del quale lo sponsor otterrà un ritorno d'immagine consistente nella facoltà di realizzare, nell'area oggetto dell'intervento, impianti informativi nel rispetto della funzionalità dell'area stessa, oltre che di usufruire di visibilità in apposite sezioni del sito internet del Comune e di apporre il proprio marchio sul materiale informativo distribuito dall'amministrazione.
due parchi inclusivi nelle aree verdi di Pian di Massiano e Sant'Anna e attrezzature adatte a persone con disabilità presso l'impianto sportivo Santa Giuliana. Sono i due progetti che il Comune di Perugia, su proposta dell'assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, intende realizzare con le risorse provenienti dal Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. La zona sociale numero 2 comprende anche Corciano e Torgiano, con Perugia capofila, e ha manifestato la volontà di utilizzare una parte delle risorse del fondo assegnata alla Regione dell'Umbria anche nel complesso, che ammontano a circa 985.000 euro. La Giunta Comunale di Perugia ha ratificato la relativa manifestazione di interesse nella seduta del 26 luglio scorso. Per il capoluogo umbro le progettualità riguardano un parco inclusivo con attrezzature ludiche, pavimentazioni antitrauma e drenante e viabilità di accesso percorribile anche da bambini con difficoltà motorie presso il parco di Pian di Massiano, per un importo complessivo di 96.371 euro, e un altro parco con le stesse caratteristiche all'interno di quello di Sant'Anna, per un importo complessivo di 51.065 euro, oltre che all'implementazione presso l'impianto Santa Giuliana di una servoscala con pedana ribaltabile e lavori accessori, l'acquisto di due handbike e attrezzature da palestra adattabili a soggetti con disabilità per un importo complessivo di 47.000 euro. Entro la fine dell'autunno andremo tutti in bici sulla ciclabile della ex ferrovia Fossato di Vico Umbertide, un percorso che, dopo alcune difficoltà legate al Covid, all'aumento dei costi dei materiali e all'alluvione dello scorso settembre, vedrà la luce alla fine di settembre di quest'anno, restituendo a Gubbio e a tutto il territorio una ferrovia che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, non è mai stata ricostruita e che tornerà ora viva e fruibile, pur in un'altra forma. Una realizzazione che ha in questo senso un sapore anche romantico, come ha sottolineato il sindaco di Gubbio Filippo Mario Steirati nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Pretorio, con la presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Enrico Melasecche, della presidente della Fondazione Perugia Cristina Colaiacovo, dell'assessore comunale ai lavori pubblici Valerio Piergentili e dell'ingegner Federico Ragni, progettista dei lavori sulla ciclovia. Il sindaco di Gubbio ha anticipato che dall'autunno di quest'anno si potrà tornare a riappropriarsi di un pezzo di storia e di territorio che c'era stata sottratta e soprattutto sarà reso fruibile per i tanti visitatori in cerca di un turismo slow, di un modo diverso, più lento di vivere il territorio e di godere del verde dell'Umbria. La nuova ciclabile sarà anche un prezioso antidoto al mordi e fuggi per tutta l'area interna. A presentare lo stato dei lavori l'assessore Piergentili, che ha parlato di un progetto che ha visto qualche frenata ma che ora è finalmente arrivato a termine. La nuova pista collegherà i comuni di Umbertide, Gubbio e Fossato di Vico per un tracciato di circa 52 chilometri, alcune porzioni delle quali ricadranno sul sedime della vecchia ferrovia. Di una squadra volenterosa che ha voglia di lavorare, che ha ricercato le cose che abbiamo lavorato in questi 15 allenamenti. Naturalmente siamo ancora lontani da quelle che sono una buona condizione, piuttosto che le giocate su cui lavoriamo, quindi però quello che mi interessava vedere, l'ho visto, mi interessava vedere qualche giovane, abbiamo secondo me qualche giovane molto molto interessante. E il gruppo dei vecchietti, tra virgolette, che hanno fatto una buona gara, hanno provato a fare quello su cui, ripeto, che abbiamo lavorato questa settimana, quindi va bene. Certamente è un giocatore importante per me, abbiamo parlato l'altro giorno di quelle che sono le caratteristiche dei centravanti che mi piacciono a me. Per assurdo il centravanti che può piacere a me è anche un falso 9. Lui abbina molto l'attacco alla profondità, al venire incontro a giocare. È un attaccante che mi piace molto, è un giocatore che secondo me potenzialmente può fare dei gol. Secondo me il tipo di calcio che stiamo provando a fare è un tipo di calcio che
porta gli attaccanti a far gol. Sono molto contento che oggi ne abbia fatto 4 per quello che conta in questo periodo, però mi interessa che siano arrivati cross, mi interessano che siano arrivati palloni. Se un attaccante tocca un pallone a partita ha le basse probabilità di far gol, se gliene arriva tanti le possibilità aumentano. Gli attaccanti con me hanno sempre avuto la possibilità di fare gol e quindi sono molto contento del ragazzo naturalmente, quindi continuiamo a lavorare. E quindi Seghetti è un giocatore a tutti gli effetti della prima squadra a cui non rinuncerò. Se continua ad essere questo naturalmente ha ancora un mese per lavorare, però se Seghetti è questo farà parte integrante di questa squadra. Sarà Stefano Capozzucca, il nuovo direttore sportivo della Ternana, il neo presidente della società Nicola Guida, ha deciso il successore di Luca Leone dopo il divorzio andato in scena nella serata di mercoledì. Capozzucca firmerà il contratto per dare via alla sua seconda avventura con la Ternana. Dopo giorni di attesa per il closing, avvenuto a inizio settimana in uno studio notarile di Roma, adesso la nuova proprietà rossoverde corre veloce e nel giro di 24 ore ecco arrivare il primo grande cambiamento a livello societario. Un ritorno al passato, perché Stefano Capozzucca tornerà ad assaporare l'ambiente delle fere a distanza di 20 anni, classe 55, originario di Roma. Il nome di Capozzucca è legato alla Ternana soprattutto per la stagione 2003-2004, quando con Mario Beretta in panchina e una squadra di grande tasso tecnico, Jimenez, Zampagna, Frick, Borgobello e Cargià fra gli altri, le fere sfiorarono il sogno promozione in Serie A in una stagione da due volti, con un girone d'andata da primato e un girone di ritorno al di sotto delle aspettative. Poi per Capozzucca una carriera divisa tra Genoa e Cagliari, con un intermezzo a Livorno e Frosinone prima di quello che ormai è un imminente ritorno rossoverde. Si chiude dunque in poco meno di un giorno la prima vera rivoluzione della Ternana targata Farma Guida, con gli ultimi fatti che sembrano seguire le indicazioni del presidente, cioè lavorare bene in fretta per recuperare il tempo perduto. Adesso per Capozzucca e la Ternana si apre un mese di lavoro soprattutto in ottica mercato, con tanti giocatori richiesti. In uscita, sempre attuale il forte interessamento dello Spezia per il difensore Salim Diakité, quello della Feralpi Salò per Martella, della Samp per Donnarumma e di altri calciatori richiesti in Lega Pro, su tutti Damian, Ferrante e Furlan. In entrata i nomi sono quelli del difensore Stefanello e del centrocampista Besaggio. Un re alla corte di Braglia, Udo, c'è. King Paul, classe 97, in prestito dal Cesena. In carriera ha 158 presenze e 36 gol. Lo scorso anno a Cesena, nelle prime 10 partite, ha segnato 4 reti, poi si è infortunato e ha lasciato il posto a Spendi, che non è più uscito. L'anno prima Olbia ha esploso 13 gol e 2 assist in 35 gare di campionato. King Paul Udo sembra calzare a pennello con gli schemi di Braglia, perché si trova bene sia quando il pacchetto d'attacco è a 2, magari in un 3-5-2 o in un 3-4-1-2, o quando deve fare riferimento centrale in un 3-4-3. Udo inizia nel settore giovanile della Regina, poi cresce in quello della Juve. Nella stagione 2014-2015 mette insieme 32 presenze e 12 gol con la primavera di Fabio Grosso. A gennaio 2016 passa al Lanciano in Serie B, poi scende in C al Pontedera, 17 presenze e 1 gol, poi alla Fermana che lo gira in Serie D al Fano. A Viareggio, sempre in Serie D, nella stagione 2018-2019 gioca 26 gare segnando 8 gol. L'anno successivo in Serie C indossa la maglia della Pianese, 26 partite e 6 gol per lui. E poi i due anni successivi ad Olbia con 69 gare giocate e 18 reti. Per completare la rosa in casa rossoblu adesso servono un secondo portiere, due difensori, tre centrocampisti e due attaccanti. Nella giornata di ieri è rimbalzato il nome di Kevin Candelori nella scorsa stagione alla Fidelissandria. Mercati dal Sassuolo è un'opzione, in attacco sfumato Cioffi, Morella è una pista, il DS Mignema ha effettuato sondaggi anche per gli attaccanti Busappo 2002 del Vicenza, Silipo 2001 del Palermo, in uscita i centrocampisti Corsinelli, Boulevardi e Toscano.